Allora, il torneo si svolgerà a partire da sabato 13 alle 9 tutta la giornata, domenica sempre dalle 9 tutta la giornata. Parteciperanno dai 40 ai 45 atleti, altrettanti accompagnatori e 200 parenti più o meno fra accompagnatori. Avremo 70 volontari, di cui 50 provenienti dall'Istituto delle Preziosine, dobbiamo proprio dirlo perché sono delle ragazze meravigliose, e alla fine verranno anche il servizio sanitario militare per l'assistenza e ai eventuali infortunati, cosa che noi ci auguriamo non succeda. Quindi c'è tutta una struttura organizzativa che dovrà gestire circa 200-300 persone e tutti i supporti organizzativi di questo tipo. Faremo le gare di singolare, di doppio e soprattutto di doppio unificato, cioè una persona disabile con un non disabile, e giocano assieme secondo certe regole, ovviamente, che noi insegniamo ai giocatori, che si chiamano atleti partner. Questo è l'aspetto più importante, perché questo meeting, come tanti altri, serve a far star bene gli atleti con se stessi, con gli altri, ma soprattutto a includerli socialmente. Per loro questo è un momento di inclusione, di socializzazione, di vita in comune, che fa bene agli atleti, ma soprattutto ai genitori. I genitori sono una parte essenziale del progetto. Se i genitori ci credono e i ragazzi vengono e partecipano, hanno dei miglioramenti incredibili. Potrei dilungarmi sui miglioramenti che questi ragazzi fanno. Proprio giorno per giorno noi li vediamo diversi, migliori, sempre più inseriti socialmente. Quindi ringrazio le istituzioni che ci hanno aiutato, soprattutto gli 80 volontari che lavorano tutto l'anno e poi specialmente durante gli eventi per far sì che tutto funzioni. In particolare la nostra scuola, che funziona tutto l'anno. La scuola ha 15 atleti e fanno 2 ore lunedì, 2 ore al mercoledì e 2 ore il sabato, e sono divisi in classi naturalmente in funzione dell'abilità alla quale sono capace di essere. Che io posso vincere, ma siamo visti che io posso tentare con tutto il mio cuore. E poi c'è stata quella straordinaria e indimenticabile manifestazione dei giochi nazionali che c'è stata nel nostro autodromo, in altre realtà come il Circolo delle Sbonze e altre ancora della provincia di Monza-Brianza, che ha coinvolto veramente tutta la città. Sono arrivati ragazzi atleti da tutta Italia, ci sono stati migliaia di volontari, soprattutto presi nelle nostre scuole, che ricordo ancora oggi avevano le lacrime agli occhi quando era finita la settimana dei giochi nazionali, perché a parole loro era stata la più bella esperienza della loro vita. Per cui da lì, voglio dire, abbiamo toccato forse il punto più alto, ma non solo, abbiamo continuato a seminare quello che poi oggi stiamo raccogliendo, perché sapendo bene com'è ricettivo questo territorio a queste manifestazioni, proprio da lì il Circolo Tennis Monza ha voluto raddoppiare, si è innamorato anche lui di questi straordinari atleti, di questi straordinari ragazzi, e grazie al presidente Cerenini, grazie al Deus Ex Machina, quello lì, l'amico Alberto Cigliani, grazie a dei maestri che si sono messi a disposizione, è diventato il Circolo Tennis Monza una sorta di centro federale Special Olympics per il tennis, per cui allena diversi ragazzi ormai da tempo, ha già fatto diversi giochi ospitandoli nei loro campi da tennis, e oggi appunto abbiamo la possibilità di andare avanti in questo raccolto, in questo straordinario raccolto, con questi special meeting regionali della Lombardia e interregionali di tennis. Arriveranno, oltre che da alcune associazioni sportive proprio della Lombardia, arriveranno ragazzi e tennisti da altre 5 regioni italiane, altre 4 regioni italiane, cioè dal Lazio, dal Piemonte, dalla Sardegna e dal Veneto. Sono 18 i team invitati, quindi sicuramente vivremo altre 2 giornate indimenticabili. Le nostre manifestazioni rappresentano
il culmine, rappresentano il risultato dell'attività che si svolge durante l'anno. Noi di manifestazioni ne facciamo molte e devo dire le facciamo grazie ai nostri volontari che sono straordinari e che riescono davvero a fare i salti mortali, a cucinare sempre dei pranzi straordinari avendo a disposizione materie prime molto povere, perché l'abbiamo sentito anche oggi, le risorse finanziarie stanno diventando un bene davvero raro. Però per noi riuscire a mettere assieme questi ragazzi, riuscire a dar loro una giornata di vita insieme, di vita in comune, un'esperienza fuori dalle famiglie, un'esperienza in un'altra città o un'esperienza in un altro paese, quando si tratta di giochi internazionali, rappresenta proprio l'obiettivo del lavoro che loro fanno, del percorso che loro debbono intraprendere tutti i giorni nella loro attività formativa, nell'ambito del loro programma. Per cui debbono essere delle manifestazioni belle, grandi, coinvolgenti, che permettano loro di divertirsi, perché poi l'obiettivo ultimo è che loro stiano bene. Siccome questi anni ho di fronte a me l'assessore del comune, quindi i comuni sono le stesse condizioni dell'ente provincia, per esempio, quindi in questi anni si è picchiato duro sulle seguisse finanziarie, sui tagli agli enti locali, e poi quando c'è da prendere decisioni responsabili, ha richiamato responsabilità, ci veniva a dire non abbiamo organizzato una manifestazione per responsabilità. Quindi quando si è chiamati a prendere decisioni, poi ci sono chiaramente delle partite che sono sempre al primo posto dei tagli, solitamente la cultura, lo sport, il turismo chiaramente vengono primi nella lista, nelle esigenze, ci mancherebbero, poi ci sono le scuole, c'è il sociale, ci sono le strade, ci sono i trasporti. Ecco, però mi domando se questo alla fine conviene, visto che il ruolo di queste manifestazioni, per esempio, hanno delle ricadute anche importanti nel sociale, e quindi per chi ha sempre visto il ruolo delle istituzioni anche nel mondo dello sport, come la nostra provincia, devo dire, non tanto al fianco di chi diciamo si cimenta nello sport agonistico professionista, che sicuramente è lodevole, sicuramente dà molto prestigio alla città, ma non ha mai trovato una nostra attenzione dal punto di vista economico. Noi siamo sempre stati attenti invece a chi si adopera nella pratica sportiva con un fine importante anche dal punto di vista sociale. Ma è innanzitutto una scommessa nella scommessa, anche perché è stato appena organizzato a settembre un altro evento che era anche a livello internazionale, e così a breve distanza siamo riusciti a fare questo meeting interregionale, che poi è un nazionale perché sono presenti 4-5 regioni d'Italia. Cos'è? È un modo per mandare dei messaggi e segnali che la disabilità è importante e va vissuta come qualsiasi altra possibilità, di dare delle possibilità affinché gli atleti possano esprimere la loro, diciamo, preparazione e cosa sanno fare. Spesso abbiamo ancora paura di questo tipo di mondo, invece questo mondo non deve far paura, anzi deve essere condiviso, e c'è l'esperienza che si farà attraverso gli atleti e molti volontari, perché i volontari sono fondamentali per noi, è molto importante, è un messaggio di inclusione totale alla società. Beh, noi sosteniamo, siamo anche orgogliosi di sostenere questa manifestazione, perché è una manifestazione che porta gioia, allegria, aggregazione e un sano agonismo da parte dei diversi atleti. È importante perché vengono sabato e domenica prossima numerose delegazioni da tutta Italia che faranno di questa manifestazione una manifestazione importante. Voglio ringraziare comunque per la realizzazione di tutto questo per primis il Circolo del Tennis, che dà la logistica e ha iniziato questo progetto importante per la disabilità, sport e disabilità, che è Tennis per un Sorriso. Però anche il duro lavoro di tutti gli organizzatori, dei tecnici, degli allenatori, degli accompagnatori e degli stessi atleti, e non per ultimo anche i genitori, perché tutti questi soggetti credono fortemente che lo sport sia uno strumento importante socialmente,
sia per l'educazione sia per l'integrazione, l'aggregazione e l'inclusione sociale. Perciò auguro che sia una bellissima manifestazione, noi come amministrazione comunale saremo al loro fianco anche per un discorso futuro. Il ciclotennis Monza, come ho avuto modo di dire in conferenza stampa, ha deciso di abbracciare la fede di Special Olympics e questi atleti speciali, fondando questo nostro gruppo Tennis Sorriso, che è strettamente legato a Special Olympics, proprio condividendo l'ideale, l'obiettivo di Special Olympics, e quindi costantemente tutti gli anni vediamo di fare quello che è possibile, quello che ci viene dato modo di poter mettere in campo per promuovere sempre di più questa iniziativa, per dare sempre di più a questi atleti speciali la possibilità di esprimersi al meglio. Ricordiamo che la nostra scuola di Tennis Sorriso cresce numericamente parlando di anno in anno e sono sempre di più gli allievi che la frequentano e sono sempre di più i risultati e le medaglie che i nostri atleti speciali conquistano, anche se parliamo di giochi, come giustamente nello spirito di Special Olympics, ma sempre partite, incontri, match sono dove c'è un vincente e dove ci sono quelli che non vincono. La sede di Mitsubishi Electric è collocata ad Agrate Brianza dal 1985 ed è quindi il territorio di Monza Brianza per noi un riferimento, ed è importante sostenere le iniziative di carattere sociale che avvengono sul territorio. È un nostro ringraziamento alla comunità che ospita i nostri insediamenti. Naturalmente il periodo è di grande difficoltà per tutte le aziende, noi però riteniamo questo ruolo di soggetto responsabile nella comunità importante, e quindi nei limiti del possibile cerchiamo di mantenere e dare una continuità a questo tipo di interventi e supporti.